Prego, prego. Ciao. Ma così seria? Pensavo fosse una cosa informale. Beh, sì. Ma guarda, allora, visto che io purtroppo sono una tosse terribile, allora mi metto così in una... Allora, intanto vi ringraziamo di essere venuti, di essere restati, nonostante sia giovedì, è un giorno anomalo, e quindi insomma c'è chi avrebbe voluto restare ma è dovuto andare via perché domani mattina insomma, si lavora ancora. Però insomma siamo veramente contenti di avervi qui con noi e di aver potuto presentare questo spettacolo. E vi presento i nostri Gloria Sapio e Maurizio Repetto e Sibilla non Allerano, ma Sibilla Panerai, che mancava solo Sibilla nell'escursus che abbiamo fatto, e Sibilla Panerai che condurrà questo incontro. Sibilla, molti di voi già la conoscono benissimo, è una studiosa, una critica d'arte, una insegna anche docente di storia dell'arte, in particolare storia dell'arte contemporanea e della performance anche. Bene, io lascerei la parola a voi e anche ad Anna Paola, se qui... Prego. Stiamo facendo il secondo atto. Esatto, ci sono anche loro due che... Adesso si ripresentano loro. Che ci ripresentano loro. Bene, benvenuti insomma al Florian anche in questa occasione per questa rassegna femminile plurale che ormai sta volgendo al termine, che è andata molto bene fino adesso, e quindi colgo già l'occasione adesso per darvi l'appuntamento per l'ultimo atto, diciamo, di quest'anno della rassegna, che sarà di mercoledì, quindi di bene in meglio, però essendo la settimana di Pasqua dovrebbe insomma passare in maniera più indolore questa giornata particolare, e vi invito tutti a essere presenti per lo spettacolo che faremo il 5 aprile, mercoledì 5 aprile, e lo spettacolo si chiama Sarabanda postcomunista e tratta un tema che, come si può intuire anche dal nome, è fatto da Irida Gismero, che è una artista, una musicista e attrice di origine albanese, che vive però in Italia, a Pescara nella fattispecie, da molti anni, dove anche ha fatto il conservatorio, perché come musicista lei suona la viola, e quindi sarà uno spettacolo di musica e di recitazione. Dopo lo spettacolo festeggeremo con chi ci vorrà essere anche la fine della rassegna con un brindisi, con un momento di festa. Bene, ho parlato anche troppo, lascio la parola a voi. Bene, benvenute e benvenuti, ci troviamo nel post-play, quindi un momento di approfondimento sullo spettacolo che abbiamo appena avuto il piacere di vedere. Intanto ringrazio ovviamente il Florian, quando mi ha chiesto di intervenire ho accettato volentieri, nonostante, scusate un po' la stanchezza perché torno appena adesso da Roma e quindi un po' così. Però la passione e l'amore per l'arte mi hanno lo stesso appunto convinta a partecipare, anche perché Pasqua Rosa è un artista che in verità io conoscevo, ovviamente nell'ambiente della storia dell'arte c'è tutto un grande fermento, una grande riscoperta finalmente delle figure femminili che sono state a lungo dimenticate.
Diciamo il primo merito in Italia per la riscoperta delle artiste donne va a Lea Vergine, che nel 1980 ha fatto questa mostra che si chiamava L'altra metà dell'avanguardia, e lei già citava proprio Pasquarosa, citando appunto questo colorismo appunto felice, come avrebbe poi detto anche Cecchi. L'avete sentito, perché ho visto che c'è stata una ricostruzione veramente abbastanza fedele, mi sembra, proprio dei diversi apporti critici. E ad esempio Oppo parlava di un vero e proprio caso, un vero e proprio caso Pasquarosa, dicendo appunto che si era creato un notevole interesse, c'era stata una grandissima risposta nei colori di quest'artista, che appunto avevano sconvolto. Appunto, chi dice Fauve, in verità appunto si parla di scuola romana, ma si parla anche, ad esempio, ecco, Lea Vergine parla di anti-Novecento o valori classici, quindi ecco il momento, insomma, del Novecento che si cerca, che è fatto da diverse componenti. Il bello è quello che avete condotto, mi sembra molto il tipo di studio che avete realizzato a stretto contatto con l'archivio Pasquarosa Bertoletti, precisamente. E sono curiosa proprio di sapere com'è stato questo tipo di lavoro, come siete entrati proprio in contatto con Paolo Bertoletti. Ecco. Il nipote. Avete il microfono lì? Sì. Passiamo un po'. Allora, noi per questioni, noi facciamo decentramento culturale, ma per progetti di decentramento culturale siamo finiti nel territorio della provincia di Roma, e in particolare nel paese di Anticoli Corrado, che è un paese famoso per la storia dell'arte, perché moltissimi pittori, come dico anche nello spettacolo, sono passati da lì, sono andati lì a dipingere, ma ancora prima della scuola romana, perché la scuola romana è stata molto molto presente ad Anticoli Corrado, ma poi anche prima ma anche dopo, al punto che negli anni 50 c'era Palma Bucarelli che stava lì, insomma, cioè, c'era veramente un grosso movimento. La storia poi particolare di questo paese è che effettivamente molti pittori prendevano per modelle e anche per modelli, e dice anche proprio tutta una storia sulla creazione della figura del modello, della professione del modello e della modella, e prendevano appunto le persone del posto che non avevano nessuna particolare reticenza a posare nudi, questo già nell'Ottocento, quindi la popolazione, le donne erano molto, si dice che la popolazione fosse particolarmente bella, perché lì, cioè, ci fu un incrocio tra, adesso non so se sto prendendo troppo alla larga, ma insomma un incrocio tra lì si chiama Anticoli Corrado perché passò di lì, anzi stette lì, Corradino di Antiochia, quindi c'erano gli svevi. Ma gli svevi avevano un corradino di Antiochia, aveva una guardia del corpo speciale, oggi si direbbe appunto bodyguards, che erano dei mori particolarmente prestanti. Quindi la popolazione lì si è intrecciata con questo, e ci sono ancora adesso molte persone che hanno dei tratti molto belli, moreschi, magari con gli occhi verdi, eccetera. Quindi poi le donne facevano su e giù con le conche in testa, andavano, l'acqua era sotto, facevano tutte queste scale, quindi erano toniche da morire, avevano dei glutei marmorei, eccetera. Quindi erano erette, stavano erette perché avevano i busti, portavano sempre queste cose in testa, quindi avevano dei portamenti, e insomma tutto ciò favorì la nascita proprio della ciociaria, della figura, perché poi loro si considerano sociali, della modella. Non mi sto a dilungare perché sennò potrei passare a parlare delle ore.
Allora, quando noi arrivavamo ad Articoli Corrado, c'è questo museo molto interessante, avevo colpito soprattutto il nome di Pasquarosa e questo quadro, c'era un unico quadro esposto di Pasquarosa, con un colore rosso vivo e un ventaglio. E mi colpì moltissimo. Poi ci fu la brocca. Tra l'altro questa brocca poi noi, dovete sapere che lo spettacolo l'abbiamo fatto a Villa Strolpern, cioè quello che resta di Villa Strolpern, che non è altro che la sede della scuola francese, come si chiama, del Chateaubriand, dove però c'è ancora, nonostante i francesi lì siano stati veramente, abbiano massacrato questo spazio, c'è ancora uno studio che è conservato esattamente come all'epoca di Pasquarosa, ed è lo studio di Trombadori. Questo pittore, la figlia, il figlio, ma poi la figlia che è ancora viva, tra l'altro, di Trombadori, hanno combattuto strenuamente perché questo studio non venisse distrutto. Ed è adesso visitabile, si può visitare attraverso, è considerato un museo di Roma, attraverso, si deve prenotare. Insomma, noi siamo andati a fare lo spettacolo lì dentro ed è stata una cosa, veramente un'esperienza incredibile per noi, perché sembrava quasi una seduta spiritica. E a fianco a noi, la Trombadori, Donatella, la figlia di Trombadori, ha piazzato la brocca, famosa brocca del quadro, perché questa brocca era una brocca in realtà che apparteneva a Trombadori, ma siccome i pittori lì si scambiavano continuamente le cose per fare nature morte, per dipingere, questa brocca era finita anche in un quadro di Pasquarosa, ecco tutto qua. Quindi siamo venuti a contatto ci siamo molto interessati di questa figura di pittrice con questo nome particolare, e abbiamo conosciuto il nipote, perché il nipote di Pasquarosa, che è adesso ormai in pensione, ma insomma è direttore del museo, stato direttore del museo, ma prima di tutto era un medico, uno psichiatra in pensione, che adesso vive ad Articoli Corrado, e quindi niente, andando ci siamo molto piaciuti. Abbiamo cominciato a chiacchierare la mattina andando lì al museo, eccetera, eccetera, e poi abbiamo detto, noi vorremmo fare uno spettacolo su tua nonna. E lui ha accettato questa cosa subito con un grande entusiasmo e ha cominciato, abbiamo fatto queste sedute come tipo psicanalistiche. Non spiritiche, no, questo è più da psicanalista, veramente dei momenti. No, infatti lui è uno psicanalista, non è uno psichiatra. Però il ruolo era invertito, ce l'avevamo noi dall'altra parte, e lui raccontava le cose così random, cioè quello che gli veniva in mente, di sua nonna, di pezzi di vita privata, però sempre intrecciati un po' con la storia e anche con queste figure mitiche, perché appunto c'è la dimensione domestica di Pirandello, cioè è un fatto abbastanza singolare, no? Cioè Pirandello sul pianerottolo insieme a Pasquarosa, che mangiano, oppure che mangiano insieme il rollè di tacchino faccito. I Pirandello, certo, sul toccaccione, perché sono venuti a vedere lo spettacolo sul toccaccione. Chi ha detto questa cosa? Non ne avevano molto, noi sono arrivate queste voci. Quindi lui ci ha raccontato, e poi noi da tutta questa marea di roba che ci è arrivata addosso, abbiamo tirato fuori questo. Mi è piaciuto molto proprio tutta la platea, questo rapporto proprio stretto appunto tra vita privata e invece poi narrazione storica e sociale, questo che rende molto non solo interessante, ma dà proprio tutto il filone narrativo, e l'ho trovato molto molto affascinante, perché appunto si ricostruiscono personaggi che vengono narrati sotto un'altra veste. Anche De Chirico, insomma, mi ha fatto molto sorridere. Sì, quello è un episodio che ci ha raccontato. Il microfono. È sempre un episodio che ci ha raccontato Nino di questo incontro. Paolo di questo incontro. Così come tutta la. Poi tanti non li abbiamo messi, non potevamo mettere tutto. Vabbè, durava troppo. Abbiamo tirato fuori le cose che a noi sono rimaste più in testa. Questo è il metodo che abbiamo usato.
perché avete trascritto queste conversazioni oppure diciamo no? No, alcune cose sì, riscriveva alcune cose sì, per il ripetaggio non ci saremmo mai ricordati, però alcuni particolari eccetera, però diciamo che il nostro metodo è quello che ci colpisce e che ci rimane, è quello, è la cosa giusta. No, lo domandavo perché appunto è una storia non scritta questa di Pasquarosa e di Nino, cioè sarebbe bello anche, cioè lo spettacolo li restituisce vivi, come dire, sì. Però anche ecco, magari lasciare comunque una testimonianza scritta, un apporto comunque alla memoria di... Quello che è molto bello secondo me del rapporto tra Nino e Pasquarosa è stato veramente, anche pensando al periodo, cioè come Nino ha valorizzato Pasquarosa, come lui ha quasi, probabilmente anche per, questo Paolo lo dice, anche per problemi, perché Nino era un ottimo pittore. Però è molto meno, diventato meno famoso di Pasquarosa, ha venduto di meno, ha esposto di meno, però secondo Paolo è stato proprio un modo lui di puntare su di lei insomma in qualche maniera, ed è una cosa, se pensate al periodo appunto, cioè, dove le donne pittrici erano praticamente non ce n'erano. Pochissime. A proposito di Oppo mi viene in mente appunto della pittrice, un'altra pittrice del periodo, adesso non mi viene più in mente il nome, che ha avuto un destino completamente diverso da Pasquarosa, no? Lei è stata l'amante di Oppo e ha sofferto da morire, no? Perché lui la ostracizzava, No, infatti questo esce, è bello, come dico, ho fatto uscire anche il rapporto tra loro due, un rapporto finalmente meno male positivo, perché sì, ci sono storie, vengono narrate appunto storie invece di mariti, di solito sono mariti che dicono no, in verità non sei brava a dipingere, smettila, e hanno convinto poi appunto pittrici anche molto molto brave poi a bruciare addirittura le opere, a passare ad altro, a lasciare stare, farlo di nascosto. Invece esce fuori questa dolcezza nell'accompagnare un'ottima... Sì, sì. Lui è stato un pigmalione proprio, cioè le ha insegnato a scrivere, le ha insegnato a... Certo, lei era evidentemente... Però, decisamente dotata. Grazie, volevo dire che però non è l'unica, perché poi alla fine questo Ticoli Corrado, di cui io non avevo mai sentito parlare prima di andare a vivere nel Lazio, perché io vengo da Trieste, quindi potete immaginare, e so, poi l'ho scoperto che è un po' come il prezzemolo, cioè te lo trovi dappertutto, tanto è vero che mi hanno detto, il monumento ai caduti che c'è a Trieste, a San Giusto, sono modelli anticolani. Quindi ho scoperto, nella storia noi lo accenniamo e parliamo di Margherita che sposa questo pittore, va in Svizzera e diventa famosissima, lui sparisce proprio, non se lo fila più nessuno, e lei diventa Margherita Oswald. Sì. Ed è Margareta. Addirittura proprio prende un'identità. E in Svizzera diventa un fenomeno, sì, importantissimo. Quindi Pasquarosa è una, ma poi in realtà... è abbastanza raro, però insomma qualche cosa è successo. Comunque sia, la cosa interessante è che Pasquarosa, quando incontra Nino, è una donna che non ha veramente mezzi. Quando lei dice non so leggere, non so scrivere, è praticamente analfabeta. E poi invece diventa questa donna capace, diventa una donna che... anche nella società si... Sì, quasi da salotto letterario. Sì, no? Si crea un ruolo e vince appunto il premio Marzotto nel 55, se non sbaglio, non vorrei dire un... 54. Sì. Vedi? Ed è l'unica donna che vince questo premio, peraltro, quindi insomma... Sì, no, ma in verità in quel periodo ce n'erano diverse, cioè non è che non c'erano le donne pittrici, no, perché sono state cancellate dalla storia. Sì, esatto. E poi del resto quello che fa notare sempre Lea Vergine, dice pure la grande
sono state in verità sempre donne che hanno permesso poi di poter ecco, avere musei o grande circolazione artistica. Avete nominato Margherita Sarfatti, ad esempio, no? Palma Bucarelli, ed era lo stesso periodo, Peggy Guggenheim, sempre lo stesso periodo, quindi andando indietro nel tempo, Gertrude Stein, quindi in verità poi questa grande propensione poi per l'arte questa, è legato ovviamente al femminile. E, un'altra cosa, ho letto una cosa che avevate scritto, il fatto della volontà di occuparvi di Pasquarosa, non tanto per il fatto perché lei ha bisogno che noi la ricordiamo, ma siamo noi ad aver bisogno in qualche modo di ricordare, cioè recuperare questo filo con la storia e con una donna che effettivamente ha rappresentato una sorta di femminismo ante litteram, con una serie di atteggiamenti, l'avete anche detto voi, era amica di Olga Hussani, quindi insomma scrittrice anche lei, femminista, in un periodo che comunque insomma durante, sappiamo bene in quel momento, durante il fascismo, come stavano le cose. Ecco, quindi mi faceva piacere questo rapporto che avete proprio comunque con il concetto di memoria, se è una cosa perché che è molto importante, è tutto importante, cioè nel senso, intanto c'è una cancellazione di certi artisti, perché comunque c'è stato un momento imbarazzante, è imbarazzante il fatto che questi artisti abbiano lavorato, ma lo stesso Pirandello abbia lavorato, insomma io ho a casa una foto di Pirandello che mi ha regalato, perché comunque c'era Pierluigi, il figlio di Pirandello, che circolava per Anticoli Corrado, e quindi siamo diventati amici anche con lui, e sì, esatto, cioè, era molto interessante. Adesso purtroppo sono morti tutti man mano, no? Cioè, però Pierluigi ci ha regalato una foto di padre Fausto e di Luigi ad Anticoli Corrado, e c'è, Luigi c'ha il fascio qua, cioè voglio dire, quindi questi artisti hanno lavorato dentro non tutti erano molti hanno sottovalutato il fenomeno del fascismo, cioè nel senso che c'erano commissioni, questi erano poveri, perché comunque erano poveri, non di Bertoletti, perché Bertoletti erano ricchi di famiglia, cioè lui era ricco di famiglia, ma gli altri, insomma, cioè era la sopravvivenza, no? Andare a lavorare come commissioni, soprattutto all'inizio, cioè c'erano degli spazi da riempire. Beh, ma poi le commissioni volevano anche dire un riconoscimento, cioè non è che uno lavorava solo per soldi, anche per poter fare la propria opera, insomma, quindi è... Sì, certo. Cioè, esatto, però questo fatto sì che insomma alcuni artisti alla fine con la caduta del fascismo del dopoguerra sono stati cancellati praticamente, no? Alcuni si sono riciclati benissimo, altri no. E questo ha fatto... Sì, questo sì. Allora, è un buco, no? Molto complesso, sì, perché c'è stata proprio questa cosa. Prima la totale cancellazione, poi abbiamo una ripresa, sì, di espressioni che effettivamente avevano la validità, che meritano. Noi abbiamo fatto l'ultimo spettacolo, siccome noi facciamo spesso cose sulla... anche perché abbiamo un festival che si chiama Portraits on Stage, dove indaghiamo il rapporto tra l'arte figurativa e il teatro, la musica, eccetera, eccetera. E quindi ogni anno all'interno di questo festival proponiamo anche un nostro spettacolo, e di solito andiamo a pescare appunto nelle memorie di Anticoli Corrado, di questo luogo dove stiamo e dove si svolge anche il festival. E quest'anno abbiamo fatto uno spettacolo su Arturo Martini. E Arturo Martini è un grande rimosso, anche quello cioè piano piano è stato rivalutato, sì, eccetera, sì. Però è perché c'è comunque un imbarazzo, cioè lì ad Anticoli Corrado c'è un suo bassorilievo che è la volante fascista, si intitola. Quello sicuramente non è. No, però è vero che... Però Martinotti è piaciuto tanto.
Ha visto e ha detto, ecco, vede che quando c'erano gli artisti. No, ma perché l'opera in effetti adesso al di là di tutto, come opera è un'opera anche impressionante, perché è anche strana come fate, è particolare, ma sono io, è uno studio tra l'altro quello che c'è ad Articoli. Però Articoli, per esempio, nella piazza principale c'ha la fontana di Arturo Martini, insomma Martini è stato personaggio importante per Articoli, anche se poi non c'è stato tantissimo ad Articoli, però è stato importante. Vabbè, comunque insomma sì, per noi, e poi un'altra cosa, per noi era importante anche, cioè per noi sono diventati un po' dei nonni, sì. È come se noi raccontassimo la storia dei nostri nonni. Sì, infatti avevo letto anche questo. Paolo mi ha trasmesso la nipotitudine. Avevo letto che fate riferimento proprio al fatto di che c'è stata questa ricostruzione, come dicevate prima. Perché noi volevamo addirittura sposarci lo stesso giorno. Volevamo sposarci addirittura lo stesso giorno, e poi non poteva suo fratello, e allora abbiamo spostato. Infatti, quest'anno facciamo 10 anni di matrimonio e 10 anni di Pasqua Rosa. Perché l'abbiamo scritta e ha debuttato 10 anni fa. Questa cosa ad un certo punto non sapevamo più chi era uno, chi era l'altro. Comunque, al di là della storia, volevamo dirvi una cosa che ci ha messo piuttosto in crisi all'inizio, perché Paolo ci raccontava tante cose, poi a un certo punto ci siamo detti, sì, però noi facciamo teatro c'è il conflitto. Dov'è il conflitto qua? Perché poi alla fine, poverina, sì, era anche analfabeta, però poi ha trovato questo signore ricco, è diventata una pittrice, ha fatto una vita tutto sommato bella, e quindi cosa raccontiamo? Perché alla fine dici, beh, tu, è tutto bene, no? E allora ci siamo guardati e ci siamo detti, raccontiamo una storia d'amore. E infatti abbiamo lavorato tutto su quello, ecco perché anche gli aspetti, diciamo, della loro vita personale, anche privati, ci sono sembrati importanti, ricchi di significato, perché quello è famiglia. Sì, no? Esatto. È una famiglia che vive nell'arte, un po' come noi. Bene. Cioè, voglio dire, non mi voglio paragonare, per carità, però voglio dire, capiamo bene le dinamiche. Sì, le dinamiche. Occupavano tutti e due della stessa cosa, sì, scusa, grazie. Io sono molto come Nino, vedete? No, comunque sì, è stata un po' una sfida quella di trovare una chiave per raccontare quella storia nel teatro, che ha ovviamente anche delle sue regole. E quindi niente, abbiamo scelto quella strada, quel percorso. E un'altra cosa che abbiamo scelto, scusami, subito, è stata quella di non mostrare le opere, no? di non fare, mostrando adesso, sì, di non mostrarle, perché non ci sembrava mettere dietro le cose che in altri spettacoli magari abbiamo utilizzato, però in questo caso non ci sembrava più importante appunto, che ci fosse una, soltanto nella prima versione di Pasqua Rosa, alla fine si concludeva in maniera diversa lo spettacolo, cioè era uguale, c'era la morte naturalmente, però Pasqua Rosa copriva, c'era un telo bianco che faceva, c'era un sipario bianco praticamente che io chiudevo come se fosse una specie di telo su di lui, e poi su questo telo veniva proiettata una, come si dice, c'era un micro, come un piccolo corto, chiamiamo così, c'erano delle immagini di una modella giovane, anticolana, che saliva per il paese e finiva dentro al museo davanti al quadro di Pasqua Rosa, ma ci è sembrato così didascalico che non abbiamo levato. Anche perché magari, e tra l'altro adesso lo dico perché magari qualcuno di voi, noi questa mattina siamo partiti da Arsoli, che sta a
5 km da Ticoli, quindi insomma praticamente stesso in linea d'aria siamo là. E siamo usciti dal teatro e abbiamo incontrato due del nostro pubblico che ci hanno detto: dove state andando? Stiamo andando a pescare. Anche noi andiamo a pescare, abbiamo degli amici. Allora, tutto questo per dire che cosa? Che andare a visitare questi posti, per voi che siete qui è vicinissimo, e si esce a Carsoli. Stai facendo pubblicità? No, perché... Allora siamo della promozione turistica. Sì, no, lo dico perché in effetti il Museo di Anticoli Corrado, che è piccolo, però è uno dei 10 musei più importanti dal punto di vista proprio dell'arte moderna e contemporanea, e vale la pena di vederlo. A parte che vale la pena anche di vedere il paese, perché è molto particolare. E ci sono delle opere molto interessanti, a parte il fatto che tra l'altro è stato costruito e creato con le opere che venivano donate dagli artisti, no? Sono tutte donazioni. E ci sono delle opere di Fausto Pirandello che sono veramente interessanti, c'è... Ci sono tutti quelli che nominiamo, no? Sì, praticamente ci sono tutti, ci sono alcune cose, vabbè, quello è magari... Cioè, delle cose di Raffaele Alberti, che è stato un altro artista che ha vissuto ad Anticoli Corrado durante il periodo dell'esilio. C'è di tutto, c'è Capogrossi, Kokoschka, Capogrossi. Infatti sì, Kokoschka anche. Sì. Quindi, insomma, c'è un po' di tutto. C'è Bertoletti, ovviamente. E quindi, insomma, e poi c'è, vabbè. Tanto per dire com'è la situazione ad Anticoli. C'è un'altra famiglia, vabbè, sarebbe una roba infinita, perché noi stiamo nella casa dei Gaudenzi, che poi sono genovesi, come lei, quindi abbiamo scoperto che loro sono quelli che hanno il famoso negozietto che vende le cose bizzarre, la galleria. È piccolo, e vende le cose bizzarre, che sono i loro cugini. Poi abbiamo scoperto, insomma, è tutto. E c'è Ponzi. Ponzi ha una casa, in una stradina che scende così, poi improvvisamente apre la casa, e ci sono statue, busti, studi, cose incredibili, un altro museo nel museo del paese. Quindi insomma, è vicino, fatevi una gita magari, lo so, la domenica, non di giovedì che poi si deve andare a lavorare, ma la domenica o il sabato. Ho fatto lo spot, dai, tanto sicuramente sei incuriosito. No, anche perché c'è questo quadro di Pasquarosa, cioè questo famoso ventaglio con la brocca su questo sfondo rosso davanti al quale ci siamo sposati. Sì, ci siamo sposati nel museo. No, ci hanno messo il quadro lì perché lo mettiamo qua per suggellare il legame di sangue e di arte che sì. Complimenti. Sì. E Paolo è stato nostro testimone di nozze, bisognerebbe invogliare qualcuno, non so, scrivere una tesi, raccogliere ancora, diciamo, questo materiale e raccoglierlo. Anche per c'è una tesi, come si chiama lei? Più non mi ricordo più. Bella tesi. Sì, sì, c'è una tesi. È una pittrice anche lei, tra l'altro. Che ha scritto questa tesi, non... Vabbè, insomma, non so, se avete tornato, ci sono le bande. Deve intervenire sempre su Anticoli Corrado, questo paese che appunto, come dicevi tu, spunta fuori per ogni dove. E... devo sedere? No, così no, volevo dire che c'è stato anche un premio teatrale. Sì, sì. Sulla di drammaturgia. Era la Peroni. La Peroni, ecco, te l'hai conosciuta, sì. Come no? Come la, esatto, anche era noi. Era triestina anche lei. Eh? Era triestina anche ah, lei. Ah, ecco, sì. E noi, giovani teatranti, facciamo nei primi anni Ottanta, e fumo appunto contattati dalla Isabella Peroni, e perché il nostro regista dell'epoca vinse il premio Anticoli Corrado. E noi abbiamo ancora la statuetta, sì, cioè la piccola sculturina che riproduce Anticoli Corrado, la teniamo tra i nostri cimeli. Premio Anticoli Corrado. Sì, perché lei aveva vissuto il periodo ancora d'oro, diciamo, l'ultima parte del periodo d'oro, quindi dove c'erano anche gli attori, c'erano anche degli attori che avevano
casa lì, poi c'era questo famoso falsario, c'era, cioè veramente D'Anticoli avrebbe delle storie meravigliose da raccontare. E quindi lei era attaccatissima a quel paese, e quindi quando, tutto il primo periodo in cui noi siamo stati lì, lei ha edito questo il testo, le edizioni, perché poi lei aveva una casa di, come si dice, di editrice. E lei era proprio, infatti per articoli il fatto che lei non ci sia più è un disastro, perché lei comunque finanziava un sacco di cose, dava soldi, era leggermente rotta, perché con questo premio gli articolani, che appunto sono sempre, hanno sempre questo spirito, i vecchi erano diversi, ma questi qua delle ultime generazioni l'avevano accusata di sfruttare il nome del paese di Articoli Corrado per... invece sì, di parlare dei ponti d'oro, no? Perché sta, cioè... non è tutto rose e fiori, eh? Anche noi abbiamo avuto, non dico dei problemi, però è capitato che un giorno mi presentano, come si chiama quello che sta sulla villa di Orazio, che anche lui è mezzo triestino, il nipote, sì. Vabbè, insomma, mi presenta quella del museo che fa quel trio che non amo molto. C'è una che non amo molto. La Toppi, brava, che è di un'altra di queste famiglie, dove erano tipo sette sorelle che si sono sposate tutte con i pittori. Insomma, quanta gente c'era nel tipo di corretto? Sette sorelle, capito che sono sposate. Vabbè, comunque, mi presenta questa Toppi dicendo: ah, loro sono quelli che ha fatto lo spettacolo su Pasqua Rosa. Sta Pasqua Rosa, però hanno rotto le palle. Questo perché noi parlavamo dei Bertoletti e non dei Toppi. Allora lì è tutta una cosa, cioè, c'è anche questo. Sì, c'è una specie di... Quindi... Tra le famiglie, in storie di paesi. Sì, no, infatti poi gli altri sono contenti, perché poi alla fine, cioè, è capitato anche, che ne so, di andare a fare lo spettacolo a Tivoli, che è lì vicino, e arriva una che ci dice: ah, io sono la nipote di... E quindi, l'avete nominato, eccetera. Quindi erano anche contenti. Però, come dire, però... Ma perché non fate una cosa anche su... Si creano tutti, ci arrivavano seguitamente commissioni su... questa cosa la mettono sui social, siamo fottuti. In diretta. In diretta? Sì. Ho cercato di... Ma non lo vedo. Non lo vede nessuno. No, ma poi c'è la caratterizzazione che date davvero ai personaggi, ho riso moltissimo, sentivo insomma che anche la platea era, è stato molto divertente, mi è piaciuta proprio la caratterizzazione. C'è qualche domanda? Qualche curiosità? Sì. Ecco. Volevo chiedere, Nino prende spazio, ha bisogno di spazio, mi chiedo se è un prendere le distanze da Pasqua Rosa per evitare il confronto con il genio, oppure dare spazio al genio? Questa è una bella domanda. Allora, cioè, durante lo spettacolo si ripete questa cosa di lo spazio non basta mai, sì, eccetera. E diceva, questo prendersi lo spazio, sì, è per prendere una distanza con il genio, quindi tenere una distanza, o dare spazio? Allora, banalmente era una mania di Nino questa di cambiare casa e di avere questa cosa dello spazio. Bisognerebbe chiedere a lui se questa cosa dello spazio era in effetti, io penso che sia legata alla cioè Nino era una persona con diverse particolarità, capricci, diciamo. Era una persona, questa cosa dei libri, per esempio, no? Erano libri, erano tutti, lui li comprava e li faceva rilegare.
sì. Tutto in marocchino, tutto in... No, cioè cosa voglio dire, era molto raffinato, cioè si pregiava di essere molto raffinato, ci compiaceva di anche forse di questo, ma lo era veramente comunque così, era un gran signore, questo... E forse questa cosa dello spazio era qualcosa che in effetti era una sua voracità, cioè una sua... E forse si combina col fatto che comunque lui era un grande collezionista, cioè lui collezionava i quadri degli altri, ma anche i suoi collezionava, perché non li vendeva, non li voleva vendere. Quindi, ed era anche per questo che non esponeva, e quindi aveva bisogno di spazio. Questo spazio conteneva evidentemente il genio, sia il genio di quello che lui intorno... era vorace, ecco, era vorace. Anche se poi lo spazio a Pasquarosa gliel'ha dato, ha dato molto spazio alla moglie. Sì, anzi. Sì. No, non credo che sia una mancanza di generosità questa cosa, anzi. Di vicinanza a Pasquarosa, non per prendere lo spazio da lei. No, no, anzi. Beh, non so se abbiamo risposto. Sì, sì, no, era bellissimo. Se non ci sono altre domande, forse possiamo chiudere l'incontro qui, così insomma, possiamo anche grazie a voi, lasciare i lettori e i nostri amici andare a mangiare. Grazie tante, grazie mille. Perché i cani hanno fatto il loro... Perché vedo che stai sacramentando a un certo punto. No, perché sì, all'inizio.